In streaming si tratta di Stelvio Gironella, che è venuto a trovarci di nuovo. A dire il vero l'abbiamo invitato perché quando ieri sera ha sentito l'intervista anche di Michele Ciccarilli, che poi è il segretario provinciale del CONAPO, il sindacato autonomo dei pompieri, come si diceva una volta, non lo diceva lui, pompieri, oggi parliamo di vigili del fuoco, ma una volta si parlava di pompieri, era un uso comune nell'espressione popolare. Arrivano i pompieri, no? Con le pompe appunto per spegnere il fuoco, e abbiamo parlato dell'Orime, di questo incendio che ha devastato questo impianto, ha devastato e ha creato problemi a tutta l'area circostante, tanto che lo stesso Michele Ciccarilli ci diceva: ma a noi che eravamo all'interno dell'inferno, a chi pensa? Chi ci pensa a noi? Diciamo, le nostre tute non sono più lavabili, sono state completamente ritirate per essere distrutte, i nostri indumenti. Pensate quindi il rischio che abbiamo corso, e che forse abbiamo affrontato nel senso, in termini reali, che forse hanno anche delle conseguenze che per ora non avvertono, speriamo di no. Sta di fatto che qualcuno si è domandato: ma allora hanno un abbigliamento idoneo per affrontare simili circostanze difficili e critiche? Anche questo va valutato. Però questa dell'Orim, problema lo affrontiamo con Gironella, perché lui è stato consigliere provinciale in maggioranza per un periodo. Intanto ti do la parola a Stelvio, buonasera. Buonasera. Quindi già allora lui affrontava e si occupava di questa situazione di piedi ripa, e quindi lui la materia la conosce, e quindi quando ha questi giorni ha avuto notizia di quello che stava accadendo, chissà quanti ricordi gli sono venuti alla memoria. Molti si domandano: ma che cos'è questo Orim? Sì, è una raccolta di materiale e di rifiuti speciali. Come vengono trattati? Dove vanno a finire? La pericolosità di un impianto del genere in una zona nelle cui vicinanze ci sono altre strutture, ad esempio c'è un cinema, dicono, no? Che poi è il cinema di Piediriba. C'è addirittura un asilo infantile, veramente è un po' una situazione che forse è stata sottovalutata nella sua pericolosità. Ma io ho sentito il vigile del fuoco, ma ho letto anche il comunicato che hanno emesso i vigili del fuoco. Penso che la situazione sia molto, ma molto grave, e che come al solito anche oggi è già scema sulla cronaca, non se ne parla più, nel senso, no? Beh, io oggi ho assistito anche un lungo servizio di Rai 3. Così, ma con un po' di giorni. Decide fra poco non se ne parla. Sì, non se ne parla già più. Stato richiesto di sequestro da parte benissimo, nel senso. Lì la situazione, senza pregiudizi, vorrei fare un po' di cronostoria per capire e dire che il sottoscritto non ci ha avuto nessun pregiudizio verso questa ditta, il signor Mancini, che conosco personalmente perché è venuto parecchie volte, non so a che titolo, veniva alle riunioni di commissione a illustrare i suoi progetti. Allora, famo un passo indietro. Questa ditta del signor Mancini è stata costituita nel 1984, è stata sempre in quella località, in via Concordia 6, mi pare, no? Sì. Allora, tutto bene, tant'è vero, nessun pregiudizio. Io, dato che parlo, e questo deve capirlo quell'imbecille che si firma Gate, poi ci faremo l'ultima intervista, che tu sai che non ho fatto per non mettere in difficoltà te, sei un grande imbecille, quello del 4-4 che si firmava alle 20:56 via, sei anonimo ma
sì e no che sei anonimo. Occhio, perché non insistere quando perché diffami gente, tu non vali niente perché sei un anonimo, qualcun altro c'ha una dignità e potrebbe essere pagata a caro prezzo, signor anonimo del 4-4 e del 31, compagnia bella, cioè ha un bel fascicolo, nel senso, io non conosco chi sei, ma qualcun altro conosce. Io non ho fatto niente perché avrei messo in difficoltà quello che mi ospita. Noi di solito ci stiamo attenti a togliere i comunicati palesemente diffamatori. Ecco. A volte questo discrimine non riusciamo a valutarlo e ce ne scusiamo. No, ma se però commettiamo degli questa errori. È una radio che ha un ruolo, no? Ti ho però riconosciuto. È anche vero che non possiamo dare spazio. Io non ti figuri se, invece di se il mio obiettivo rimette in difficoltà. Allora ritorniamo al tema. Io parlo con atti, invece questi signori che sono schierati politicamente stanno nell'anonimato, no? Poi sono quelli che per la democrazia, no? Chi sa quando, la democrazia quando non riguarda loro. Allora, questa ditta nasce nel 1984, è stata sempre lì. Accidenti. Eh? Accidenti, tanto. Eh sì. Per dire che non c'è nessun pregiudizio, il 2/11/99 una delibera di giunta provinciale, l'atto 386, votato. Tu ce l'hai tutti ancora questi atti? Ce l'ho, capito? A quell'imbecille Gate, che in inglese significa cancello, ci puoi rimanere dentro il cancello, stai molto attento. Allora, questa delibera della mia maggioranza con un assessore di Recanati che conosco molto bene, l'Astorani, no? L'Astorani, come no? L'abbiamo votata, era un riparto per dei contributi a un piano regionale su ambientale. Hanno preso i contributi l'eco inerti di Recanati, che io ho dato il parere favorevole, non mi pare che sta creando problemi lungo il Musone, giusto? E anzi, c'ha un ruolo molto importante, e se fosse stata più vicino nella zona del terremoto oggi avrebbe avuto spazio, perché servono queste ditte per recupero degli inerti, separazione e recupero inerti. Per dire, dentro questa graduatoria che avanzava dei soldi, la provincia ha inserito pure la ditta Orim per recupero metalli non ferrosi da beni durevoli. Cosa significa? Aveva un progetto all'avanguardia, ma erano sei persone. Capiamoci, no? In via Concordia, sei persone erano una mini impresa che recuperava. Adesso io tecnicamente non so, ma penso che dentro i computer, la roba elettronica, c'è argento, dei metalli non ferrosi preziosi, giusto? Un'opera molto utile farla. Questo nel 99, che si riconosceva che nel riparto dei fondi di questi progetti che avanzavano, e inseriva pure questa ditta. Per dire che non c'era pregiudizi, giusto? Sì. Piccola ditta, artigiana, che faceva un lavoro interessante, questo del recupero, che invece da buttare in discarica, che poi questi metalli inquinano, no? Però strada facendo, già si allargava, ha fatto come la serpa con il riccio, no? Prima gli ha chiesto un piccolo spazio, poi quando è entrata dentro il riccio si è allargato, ha buttato tutto fuori. Se tu vedi in via Concordia 6, di Piederiba, cosa è diventata questa ditta? È una bomba ecologica. Che poi non è l'unica. Se vedete in via Concordia 6 troverete un'altra ditta grossissima del settore del recupero che ha avuto degli incidenti. E dicevo quell'altra mattina in diretta che dovrei stare pure zitto, perché ho pure delle amicizie, nel senso, non con Mancini,
Però se uno deve fare l'amministratore, non è che non parla perché c'ha degli amici. Queste ditte, non è loro la questione grave, è chi ha concesso le autorizzazioni, non è il signor Mancini, sono i funzionari, quelli del tavolo che stavano in prefettura, no? Sai quanti politici c'erano lì dentro, senza far nomi, un gran boss di Treia, che ormai è 50 anni che sta in politica, che ha fatto, nel senso, bisogna agevolare, no? Anche il comune di Macerata, quando concedeva a questa ditta, presentava dei progetti, ma loro li approvavano. Oggi, ti dicevo, io non li ho fatta da cronache maceratesi, si parla che tratta 75.000 tonnellate di rifiuti, di cui, cioè, la non sei riuscito a scaricarla, a scaricarla, perché so lì c'ho i miei limiti, no? Se andiamo a vedere cosa tratta, c'ha ragione i vigili del fuoco, no? Se gli hanno distrutto le tute, per dire a certo, che livello, certo, no? Certo. Pensate che può coabitare questa ditta con un'altra vicino di importanza, che tratta i rifiuti e hanno avuto incidenti, con industrie alimentari, cinema, un asilo, Oro della Terra, Ron Caffè, supermercati, sti farabutti politici che in consiglio comunale ha detto che stopperanno, cioè, capito, ma non lo stopperanno, concederanno un altro centro commerciale a 100 metri. Allora, no, queste ditte possono coabitare con queste altre attività? Io non faccio un'accusa al signor Mancini, perché il signor Mancini fa il suo mestiere e gli organi che devono rilasciare autorizzazioni, la regione, la provincia, il comune, avrebbero dovuto localizzarli in un'altra zona, non erano più compatibili, ad altre attività. Finché era artigiana, sei dipendenti, poteva coabitare con altre attività. Adesso quanti ce n'è? C'ha 60 dipendenti. Vabbè, aumentato 10 volte. 60 dipendenti che trattano materiali, hai visto, no? Scarti, lavorazioni coacidi, rifiuti da perforazioni, fanghi contenenti cloruri, sostanze chimiche, scarti di tessuti animali, scarti vegetali, rifiuti agrochimici. E poi se tiri giù lì, questa roba va tutta in Francia, in Germania e in Austria, con fiduzione di centinaia di migliaia di euro. Significa che sono bombe questi camion, lì c'è sta scritto quanti centinaia di camion partono ogni mese, che viene autorizzati dalla regione, no? Ma non è criminale chi rilascia queste autorizzazioni? Qui si parla in un esposto che aveva fatto la Pantana al sindaco e le altre autorità, fra cui anche la procura, parlava di 90.000 tonnellate anno e di rifiuti pericolosi. 90.000 sono tanti. A fianco ce n'è un'altra che tratta, che poi un piccolo inciso che non c'entra niente con questi signori, perché o quelli del ramo. In questo periodo, ed è visto specialmente al nord, la criminalità gli dà fuoco. Sicuramente non. Infatti non si è ancora capito l'origine dell'incendio. Ecco, comunque, speriamo che di no. Speriamo. Però non è che noi siamo immuni dalla criminalità in questa zona, no? Specialmente sui rifiuti. Ritorniamo sempre lì. Allora, quando strada facendo nel 99 parere favorevole, perché sei operai per quel tipo di separazione dai computer non creavano dei problemi, strada facendo nel 2001, nel 2002, e cominciati gli incendi,
di piccole, poi più grandi, più grandi, più grandi. E a quel punto ho fatto alt, non conto niente, non stavo più manco in maggioranza, ma anche quando stavo in maggioranza avevo dato parere negativo. Secondo me non è più con, questa ditta non è più idonea a stare in quella zona. Facciamo, agevoliamo tutto quello che vi pare, ma va delocalizzata, no? Ma a chi parlavi? Al vento, no? E abbiamo continuato a farla ampliare altre concessioni per trattamento di altri materiali ancora più pericolosi. Proprio qui parliamo anche della norma Seveso sicuramente, perché quando parla che ci sta scarti vegetali, rifiuti agroclimici, cloruri, scatta la diossina. Tant'è vero Mancini dice subito no, la diossina non c'è adesso, quello se è scattata la diossina lo dirà gli organi competenti. Arpa me così, ecco, però di solito entro oggi doveva dare almeno i primi risultati. Sicuramente non è stata una nube salubre, no? Per capire. Allora non ci voleva tanto. Ancora concediamo altri centri commerciali? Perché non viene portate via queste ditte insalubri? Certo che il territorio dell'Italia non è così semplice trovare soluzioni, ma non può stare vicino delle industrie alimentari. A 20 metri dalla strada di fronte ci sono dei silos del grano alimentare, no? Può convivere? Adesso li danneggiamo, ma il centro commerciale Oro della Terra può star vicino a un'industria così nociva? Poi ci sta altre aziende alimentari, la Roncaffè sta leggermente più distanziata. Allora, già nel 2001-2002 c'era tutti i presupposti, visti i piccoli incendi, di prendere in mano la situazione e dire guarda, devi spostarti oppure non concedere altre attività, ma già erano insediate, mi penso. Oppure, erano già insediate. Sposti o comunque rinunci al trattamento. Perché i silos del grano già c'erano lì, no? Allora, per dire quanto si amministra, no? Poi non capisco, tante volte no, sembra che si voglia favorire queste ditte. Secondo me alla fine le danneggi, perché adesso ci saranno le assicurazioni tutto quanto, ma ci saranno risarcimenti milionari, no? E chi li fa questi? Tramite le assicurazioni? E ci saranno le assicurazioni, ma ci avrà le spalle larghe. Sì, ma poi, come diceva i vigili del fuoco, no? Che indennizzi anche loro, no? È stati sottoposti a rischio altissimo. Certo. La vita dei vigili del fuoco non ha valore, c'ha un valore immenso, non si può mandare a rischio, no? Ma se loro non interveniva, scoppiava una bomba tipo quella che abbiamo visto in altri posti, no? Perché l'hanno spenta in tre ore. Ma a catena c'erano altri capannoni. Sì, poi magari si sono ritornati sul luogo, perché ecco, però, le tre ore non sono state sufficienti, perché sì, ogni tanto però, la ditta lì c'avevano per stoccare in un anno 75.000 tonnellate, lì ci sono migliaia e migliaia di quintali di tonnellate di rifiuti pericolosi. Attaccato c'è un muro, c'è un'altra ditta che tratta altri rifiuti, nel senso la separazione della plastica, della carta, però abbiamo visto dove a Desio, in Alta Italia, quando prendono fuoco l'ecovalle della raccolta differenziata, che bombe che diventano, no? Allora non è incosciente i sindaci che si sono succeduti a Macerata, la provincia penso dopo piglia poco è venuto Capponi, Silenzi, Pettinari e compagnia cantando, ma sempre di una
parte politica, no? Nessuno ha modificato la regione, no? Tutto un intreccio. E quest'altra attività che state concesse, i centri commerciali, adesso l'ultima chicca, un altro centro commerciale a 100 metri vicino a quell'altro centro. Ma almeno questo non è un centro di rifiuti. È non è un centro di rifiuti. Di attività. Sai che si sono inventati, per dire, no, loro, questi che sarebbero i grandi amministratori, no? Che hanno amministrato il decreto Gentiloni, mi pare che l'ha fatto a fine maggio, per il terremoto. Sì. Adesso non voglio usare termini e cose, ma hanno la faccia come il di dietro, nel senso, no? Hanno impegnato tutto il bilancio del 2000, perché questi fanno, si rapportano come gli altri, sono tutti stupidi, loro sono i bravi, i competenti, tutto, no? Gli altri sono gli imbecilli di turno, no? Chi non la pensava come loro? Il sottoscritto era un imbecille proprio, no? Non capiva, dove esaltato, o eri imbecille o eri un esaltato, l'etichetta è minimo che te poteva mettere, esagerato, no? Vedi i fantasmi, sì. E compagnia. Vabbè, bella, adesso sul storia che conosciamo, il decreto Gentiloni sul terremoto, che è stato riconvertito nel senso dal nuovo governo, ma se chiama Gentiloni è vostro, no? Mica è il decreto Di Maio, Salvini, Conte, no? È Conte. È Conte. Non è così. Hanno fatto degli emendamenti, scusa, dopo 20 giorni, hanno fatto emendamenti sul terremoto, no? Dicendo, ah, non ce l'ha accolti. Ma scusa, perché non l'avete inseriti quando avete fatto il decreto Gentiloni? Certo, i soldi non c'era più, se li aveva mangiati tutti, nel senso, loro quando c'è le elezioni approvano il bilancio, meno che i stipendi, quella roba là, tutto il resto lo spende con due mesi. Quelli che arriva dopo, perché adesso non c'è copertura? Non c'è copertura perché si sono mangiati tutti. E l'ultima genialità dell'ex sindaco di Potenza Picena, deputato del PD, visto che scontro questo prima di questo incendio, ti figuri, i 5 Stelle di Macerata ha raccolto oltre 3.000 firme contro quel centro commerciale che vuole fare ancora lì, che ce n'è una cariolata. Sì, ma sembra che l'abbiano stoppato. Aspetta, no? Loro sono grandi amministratori, no? Ma come? Abbiamo fatto delle leggi che questi piani vanno super comunali, no? Passi il fiume Chienti, ci sta quello di Coridonia, che c'è Bonmarito sempre che fa una battaglia, quegli investimenti che viene da Catania, no? Quanti ce n'è in questa vallata di centri commerciali? Per non dire no, ha scaricato sul governo nazionale, dite, col decreto terremoto metteteci lo stop di questo centro commerciale. E no, onorevole Morgoni, devi avere gli attributi col comune di Macerata, la provincia, la regione. Voi fate i piani del commercio, le urbanistici, i piani regolatori. Dovete imparare che dovete prendere le decisioni. Cioè le responsabilità deve essere è vostre. Donne. Delegata ad altri, ha avuto in calcio d'angolo col decreto del terremoto, ci mettete dentro pure lo stop del centro commerciale di Macerata. Mi pare che è sulla stampa, non è che sì, mi invento niente. Mi pare che una se dovessimo no. mettere in un decreto del terremoto i casi singoli mi sembra assurdo. Comunque. Per dire che questi erano i bravi. E ritorno. Poi possiamo anche chiudere su questa tematica, che è molto molto pericolosa questo che è successo a Piediriba. Ma senti, scusa Stelvio, ma questi materiali perché li tratta l'Orim? Fammi capire, perché io su questo sono molto sprovveduto, diciamo. Il Cosmari che rapporto c'ha con l'Orim? Penso niente, quella a fianco c'ha col Cosmari. Perché qui tra quindi questi rifiuti qui che la gente butta via, non so, no, industrie. Allora non è, qui
rifiuti di concerie, di attività, galvaniche, però sapevo che c'erano anche lì i computer, sì, materiale che poi addirittura sì, all'inizio, all'inizio aveva anche dei componenti in argento in oro che loro estraevano, ecco questa roba qui, però si è trasformata, concerie, vedi, scarti vegetali, perché cosa fa? Penso, ma adesso io i progetti non l'ho visti più, stabilizzano questa roba, no? E poi viene trasportata a impianti che in Italia non ci stanno, va in Germania, in Austria, in Francia. Con quali costi per noi? Secondo me perché pazzeschi. Smaltisce... dietro. Se poi è fatto tutto nella legalità, i costi sono altissimi, però tante volte dopo in Italia pigliano delle pieghe, altre pieghe abbiamo visto, no? Che viene inceneriti, non so in Austria se viene inceneriti, una parte vengono riutilizzati per carburanti, però per arrivare a quella fase non so quanti passaggi deve fare. Secondo me dovrebbe essere un centro di raccolta, smistamento, separazioni, piccole lavorazioni, però solo lo stoccaggio diventa una bomba ecologica, no? E che bisognava evitare, perché chi ha dato le autorizzazioni doveva capire se c'è una sfilza di sigle. Adesso io non, tu non gliela fai a tirarlo giù, ma è grossissimo. I cittadini, se gli interessa, possono andare. Purtroppo sto lavorando con il computer, allora, tecnico, perché per mi sono impallato. Che non c'era pregiudizi, ma il più cieco rappresentante politico non poteva capire già nel 2001-2002 che si andava verso una strada che lì non c'era più compatibilità per questa ditta, no? Che poi pensa cosa è venuto, le ultime autorizzazioni che sono state concesse nel 2010-2012 mi pare, no? Allora, perché è stato fatto? Perché? Non lo so perché. Sicuramente il ministro Costa, un'occhiatina sarebbe, che il ministro Costa è un maresciallo, un colonnello dei carabinieri, viene dalla terra dei fuochi, sì, era un militare. È un militare. Anche perché la questione rifiuti nella provincia di Macerata ci ha toccato. Ci abbiamo tutta la questione della Val di Chienti, che con l'inquinamento dei calzaturieri, i rifiuti che venivano a Napoli, la discarica di Morovalle, e va compagnia cantando, ci sta, no? Abbiamo perseguito piccoli abusi sulle zone terremotate, e poi non vedevamo vicino a noi cosa succedeva. Macerata veramente è stata distrutta dalla città, le Marche tranquille, si è insediate le mafie, quelle più pericolose, quella nigeriana, tutto il caso, e poi dopo vanno a chiedersi perché è successo tutto il terremoto politico. Ci sarà qualcuno che ci ha pompato, però ognuno fa politicamente il suo ruolo, ma chi ha amministrato di quel colore politico? Uno che ci confrontiamo sempre la mattina dice: ma tu ce l'hai sempre col PD? Purtroppo è così. A chi in colpo su questa tematica qui, sui nigeriani? È che la sfortuna di questi signori, io non conto niente perché sparo alla luna, no? Però siamo in parecchi a sparare alla luna, perché però, non sappiamo niente. Però mi risulta, dato che ho dei bei contatti, perché anche a sinistra non sono tutti dei personaggi inqualificabili, ci sono pure persone per bene, no? Mi risulta che nel dibattito al comune di Macerata è molto incandescente sulla questione immigrazione,
C'è stato un dibattito di 5 ore, molto bello. Quello com'è? Quello non dice niente. Quello consiglio con all'aperto. Quando si riuniscono loro, fra loro, le costellate che volano, quelle, no? Che poi non appaiono fuori. Che non appaiono fuori. Non si sentono fuori. No? Io lì, anche quella volta, c'era quella cooperativa piccolina che gestiva i rapporti che gestivamo nel Sarawawi. Che non ce n'è uno che viene dal Sarawi. Sai cos'è il Sarawi? C'è la guerra da 30 anni e più, 40, un popolo massacrato dal Marocco. Non c'è un immigrato da quella zona? Da quella zona non c'è nessuno. Perché? Non so perché, non sta lontano, sta più vicino. Beh, Marocco no, infatti. No, per andare in Libia e venire in Italia sta più vicino al Sarawi, Mar Mauritania, no? Sta molto vicino alla Spagna. Che è ricca dei fosfati, giusto? C'era un rapporto di collaborazione fra la provincia e la provincia di Ascoli, con queste popolazioni che sono 30 anni massacrate, che stanno sulle tende sul deserto, che coltivano con le pompe che gli ha mandato quella ditta Fagiolati e compagnia bella, no? E c'era questa piccola cooperativa sociale, GUS e CUS, come si chiama, no? Sì, GUS. Che adesso gestisce 18 milioni di quanto? Gestisce un buon numero di immigrati. Immigrati di un certo tipo, quindi, no? E quindi vantano anche Allora, dentro la maggioranza, mentre fuori dice due questi, magliette rosse, non magliette rosse, si scannano, perché chi è che ha fatto degenerare questa cosa? Non si c'ha un bel ruolo anche la Chiesa dietro questo problema dei rifiuti, dell'immigrazione. Dell'immigrazione. Sì, abbiamo capito. Allora, no? Adesso cambiamo i prefetti e tutto quanto, assalta la pulizia, tutto quanto, no? E poi dopo legalità, magliette, oggi hanno assalito pure quella nave mercantile, no? La guardia costiera nostra è dovuta intervenire, no? Ci sarà pure brave persone, ma sicuramente non è quello che ci vogliono far vedere. Tant'è vero, questi grandi del dibattito, no? Ho visto quando tutti aperti, ma a casa sua non ce n'è nemmeno uno di tutti quelli. No, non era, parliamo di persone che non se lo può permettere, no? Tutti quelli che l'ha fatto il servizio delle Iene, no? Per esempio, che fine ha fatto il progetto del Santo Padre, che ogni parrocchia doveva prendere una famiglia, dato che le parrocchie in Italia dovrebbe essere sui 20.000? Sì, almeno ci sarà una, se c'è anche una parrocchia per ogni comune, ma ce ne sono di più. Mi pare che l'unico è Bettazzi. Allora lì c'è una parte, che c'ha titolo a intervenire, Zanotelli, Bettazzi, ma quest'altri, anche la Chiesa. La Chiesa interviene se c'è le 35 euro, altrimenti di loro non c'è un centesimo per l'accoglienza. Nel senso, non bisogna essere volgari, ma c'era un detto, no? Sempre con ho capito. Quello degli altri, no? Ho capito. E poi chiudiamo. Adesso io non c'ho i numeri, ma se lo dice Travaglio, non è che io è tutto oro quello che luce. Ipocriti, i morti quando c'era il governo Gentiloni, Letta, Renzi erano superiori a quelli che è successo di quest'anno, con men numero. Il morto anche uno, ma certo, fa cosa, no? Ma l'abbiamo sempre sostenuto, allora, non fare una politica di contenimento dell'immigrazione significa favorire, per ritornare alla questione politica, no? Macerata, una realtà tranquilla, distrutta in tutti i sensi, ecologico, di vivibilità, di convivenza, siamo diventati proprio allo sbando totale. È una responsabilità politica che se la deve assumere chi ha amministrato, che poi hanno amministrato Roma, a scendere tutte le amministrazioni erano di un stesso colore.
e lui dice vediamo un po', va. Prima ho visto che il telefono l'avevo bloccato, mi era rimasto bloccato all'intervista con Luca Marconi, mi dispiace. Pronto? Niente, no, ci ha pensato. Ci ha pensato. Però, se volete intervenire, potete fare il numero di la radio, che poi in sovrappressione. Ecco, così per chiudere: 757-44. Non so come si può riportare. Vediamo allora se questa volta ci ha ripensato. Pronto? Buonasera, sono Giorgio. Dimmi, Giorgio. Buonasera, Gironella. Ciao, Giorgio. Come ti come capito subito che parlavamo? No, ho sentito adesso le ultime battute sull'immigrazione, visto che c'è. Macerata, parlavo di Macerata. No, su Macerata non ho nulla da dire perché non me ne intendo, devo dire la verità. Non te ne intendi? Dovresti conoscere meglio, che c'è sta qui a due passi. Sì, ho capito, ma sullo stoccaggio, queste cose qua, io. No, non c'entra niente l'immigrazione con lo stoccaggio di rifiuti, so due cose. Io dico che la degenerazione. Dimmi di cosa vuole parlare Gironella, mi dica. No, nel senso, io ho detto che politicamente chi ha amministrato ha distrutto una realtà. Va bene, se lo dice lei, io per carità non metto in discussione niente. Io come sempre dico, su questo argomento non ci capisco niente e non ho notizie di prima mano io, dico in queste situazioni è bene sentire sia la campana sua che l'altra campana. Perché io mi voglio fare un'idea personale, non do retta a nessuno, capito? Io ho fatto così. Ma cosa pensi che è successo due giorni fa a Piediripa? So che ha preso fuoco un'azienda che stoccava dei rifiuti. Ho fatto la cronistoria, questa azienda. Ho capito, ma Gironella, scusa una cosa. Io non dico niente su quello che lei ha detto, non ce l'avevo e non ci metto niente. Ho telefonato per il discorso dei disgraziati che scappano dall'Africa. Se posso, Sì, sì. Grazie. Ho fatto un appunto che. Lei adesso parlava di questa cosa qui. No, ma tanto adesso penso che noi possiamo fare un dialogo, no? Facevo un'osservazione. Se c'è il tempo, io non c'ho problemi. No, facevo un'osservazione, no? Noi come provincia ha fatto piani d'aiuti per la parte del Marocco, la Mauritania, che si chiama il Sahrawi, che viene represso dal regime, perché è una monarchia, no? In Marocco, penso, adesso non dire puttana. È 40 anni che questo popolo viene massacrato, stanno sulle tende da 30-40 anni. Massacrato da chi? Dal Marocco. Ma questo popolo di chi parli? Questo popolo viene massacrato dal Marocco, quale popolo? Il Sahrawi. E perché il Sahrawi dove sta? Il Sahrawi è una parte della Mauritania che è giacimenti di fosfati. Ho capito, no, perché parli quindi di un altro stato, Mauritania. Ma non ce n'è uno che viene in Italia, com'è? A me ovviamente non ce n'è manco uno. Lì avrebbero tutti. Allora, ho capito, ma dove vuoi andare a parare? Dimmi tutto. Te voglio andare a parare, sì, ti voglio. Che io non prendo però colato tutto, ma questa roba non mi convince. Ma manco io, anche a me. Ecco. Ci sono delle persone che non riescono a scappare, sono delle persone che in qualche modo soccombono lì nella zona. Sono d'accordo con te. Ma secondo me non scappano quelli. È una schifezza pure quella. Non scappano i più. Lei dovevo fare una domanda, non è che dovevo fare vabbè. Un dibattito. No. Penso che il direttore non lo abbia previsto questa diretta. Stasera siamo magnamini. Come? Siamo di larghe, abbiamo levato tutti i timer, via. Dai Giorgio, dai, scusa, scusami. Scritto, sai com'è, non è che gode molto di. Allora, parlavi delle cose che il governo precedente brutto che ha fatto, io ci metto tipo quella che ha fatto Minniti, che è una cosa bruttissima, cioè ha fatto venire meno gente perché ha creato dei campi di concentramento in Libia. Bella, schifosa cosa, brutta. Ma quello che fa anche questo, io perché siccome per esempio tu lei Gironella è una persona intellettualmente onesta, io vorrei sentire come è stata brutta, penso che convenga con me, che è stata brutta quella cosa che ha fatto Minniti,
sia altrettanto brutta quella cosa che fa adesso questo governo, che impedisce a quelle persone che scappano di attaccare nei porti, quindi in qualche modo mette a rischio, qualora ce ne fosse bisogno, ancora di più la loro vita, pensando che facendo questo fa un favore agli italiani. Però... ecco, a me invece ho l'impressione che lui faccia questa cosa solo per accattare dei voti, fa male agli italiani, perché comunque non ferma niente, perché lui non può fermare niente, nel senso che sarà solo qualche morto in più di quello che si poteva, ma pare che siano di meno, dopodiché sì, lo so, lascia perdere adesso se è meno morti più morti, fatto sta che questa cosa è una cosa schifosa, e lei ci non dovrebbe convenire con me che è una cosa schifosa, morti e morti, eh, le cose, e morti e morti, i bambini che sta in Turchia, i siriani, i bambini che muore adesso non è, diciamo, meno brutto di quelli che moriva prima, e viceversa. E incazzarsi va bene, ma incazzarsi a Bruxelles, sì, ma a Bruxelles l'Europa, quelle cose che ci fa, quelle cose che, ma il suo ragionamento l'ho capito, adesso ti posso dare la risposta io, no, non glisso, non sfuggio, l'ultima parola, l'ultima cosa, a Bruxelles quelli che decidono lassù non c'è un comitato di chissà chi, ci sono i rappresentanti di tutte le nazioni europee. Allora, se queste cose schifose, cioè gestire in questo modo barbaro questa immigrazione, questo fatto epocale, se è una cosa schifosa è perché la fanno schifosa i rappresentanti delle nazioni europee, tra i quali ci siamo anche noi. Ecco, ciao, ciao. Allora, ho capito il coso, ma io non è che devo sposare tutte le tesi, tant'è vero, facevo degli esempi, no? Bettazzi, Zanotelli, c'hanno tutti. Però Giorgio, dimmi, cosa pensi che l'Italia si deve ridurre tutta come Macerata, Fontes, Diaz, Fontescodella, che il benessere per noi è quella realtà lì? Noi facciamo del bene anche a questi ragazzi che vengono, noi facciamo del male a quei ragazzi che vengono, lavorano e sono seri, tant'è vero anche qui in radio, perché bisogna ascoltare. Noi siamo abituati a diventare tifosi Milan Inter e non ascoltiamo. I più feroci verso questi delinquenti, tipo quelli che ha assaltato oggi, quelli che l'ha salvati, che è dovuta intervenire a guardia costiera, sono gli immigrati che sono venuti, si sono inseriti, hanno delle attività. Se vedete qui, basta voler captare. A Macerata non ci voleva tanto a capire che la degenerazione di chi doveva reprimere, polizia, le istituzioni, la magistratura, no? Se la sera vengono acciuffati, la mattina vengono messi fuori una, due, tre volte, sono le leggi, allora ritorniamo, le leggi chi le fa? Le fa chi hanno amministrato, le leggi che ha fatto Berlusconi, compagni, tutti quanti, no? Allora adesso dobbiamo continuare così? Il modello è il degrado di Fontescodella, di Adizze. Un piccolo inciso. Perché? Ma parliamo anche dell'età o dell'Aus. Allora, perché i colonnati di San Pietro l'hanno sgombrati tutti? Perché era un degrado, no? Chi faceva i bisogni, dormivano lì. Perché allora il Vaticano ha buttato fuori tutti? Non ci sta più lì sotto, non li tollera più. Perché è impossibile che immagini, la stazione Termini è un'immagine, a Milano la stazione è un'altra immagine, questo è il modello, dobbiamo alimentare la soluzione. Io stamattina su Facebook ho detto, Salvini va incalzato, oggi è stato a San Ferdinando, però lì ha preso una piega, va portato per esempio a Rignano, a Foggia,
Don Ciotti conosce e lo porta lì. C'è gente che piange, schiavi che vogliono ritornare in Africa, non hanno più i soldi, ha levato il passaporto. Allora, una parte regolari si riprende Ciotti, che ha le sue strutture, il Vaticano, le parrocchie. Chi è delinquenti vanno trovati i sistemi con la legge per rimpatriarli, va bonificato. Vai a vedere cos'è, che spettacolo è. Questo è il modello. Se il buonismo significa quello, mi ha detto che sono diventato fascista, sarò fascista, ma non mi pare. Ma io penso che ci sia soltanto necessità di adottare il buon senso, un, no? Un buon senso, quello che dicevo. Ma chi io gestisce dietro a Rignano? C'è la malavita del Gargano, tutti i comuni piano piano stanno, cioè, ma perché volevamo chiudere gli occhi? Ma certo, Salvini prende la maggioranza da solo, Guarda, perché abbiamo fatto tardi, cioè, prendiamo l'ultima telefonata, pronto? Sono ancora io, scusate. Scusami, dimmi. No, scusate voi per la mia insistenza. Per me questo è un argomento essenziale per, la, per gli italiani e per la vita. Allora, c'hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Il problema non è che ci stanno invadendo, il problema è che stiamo gestendo questo fenomeno da non lo so, di Tollo e di Ronella, come stiamo gestendo questo fenomeno. Ma no, da adesso, non nasce adesso. Adesso, da quando è cominciato. Ma se come ne usciamo? Se ognuno. No, dimmi una cosa, Ginella, dimmi una cosa, come lo stiamo gestendo, non adesso solo, ma anche da prima questo fenomeno, come lo stiamo gestendo? Penso che criminali lo stiamo gestendo, va bene? No. Noi stiamo gestendo questo fenomeno da criminali. Sì, ma allora, siccome non è vero che siamo invasi, questo fenomeno va gestito, sai come? Combattendo chi specula su questi disgraziati, combattendo, come dicevi, della mafia che fa gli affari su questi disgraziati, cercando di risolvere i problemi che sono laggiù in Africa, nel modo che questi grandi capiscioni, questi grandi statisti sapranno fare, ma nel frattempo noi dobbiamo fare in modo di distribuire sia in Italia che in Europa in maniera equanime questi disgraziati che scappano. Questo d'accordo. È il sistema per farlo, dovreste essere tutti d'accordo. No, il sistema non è quello che tagliassela con quelli che scappa facendoli morire più che se può, capito? Perché se noi ci sfoghiamo e ci ribelliamo verso chi scappa, facciamo un'opera di vigliaccheria. Sì, ma tutti quei 300.000 secondo te che d'accordo stanno in Libia, hanno tutti i titoli per venire in Italia? No, ma perché? Chi l'ha detto che devono venire tutti in Italia? Chi l'ha detto che devono venire tutti in Italia? Vanno spalmati in Europa. Però c'è questo governo che fa l'occhietto a quelle nazioni che dicono che non li vogliono. Allora, e allora non funziona così, Gironella. Quando è notte tutti i cosi neri, no? Con Mera. Vabbè, allora non apriamo questo discorso, ma sta di fatto che allora c'è ragione Salvini quando dice che l'Europa deve prendersi un impegno preciso nella distribuzione degli immigrati, e quando non vuol far approdare delle navi nei porti italiani, costringendo l'Europa a prendere in considerazione seriamente in considerazione appunto questo argomento, fa bene. Poi magari veniamo a sapere che la Merkel, mentre dice che gli immigrati devono ritornare nel paese di prima diciamo così, accoglienza o dove sono stati originalmente registrati, cioè quindi in Italia o in Spagna o in Portogallo, nel frattempo prende accordi segreti con altri stati dell'Europa per poter mandare i loro immigrati, che sono troppi, in questi stati, da noi, e quindi ma anche da noi ma anche in altri stati. Allora, cioè, conclusione, il problema è voleva un momento di dire stop, no? Io non mi invento niente, perché Lapunino non mi pare che mi fa riferimento, no? Se ha detto che noi ci siamo venduti un po' di abbiamo detto ci pensiamo noi di elasticità adesso sicuramente bisogna dire no, guarda, qui vi siete sbagliati, non ci sono più quei signori lì, ci siamo noi. Però anche qui, no? Perché altrimenti Salvini diventa eletto all'unanimità, perché fra la gente questi problemi è sentiti, no? Oggi mi pare che Toninelli ha preso una posizione intelligente, no? Questi assaltavano i nostri
che stanno a fare le perforazioni, c'è una nave che appoggia le perforazioni, no? La l'ha raccolti, stava in mare della Libia, la legge europea dice che bisognava ridargli alle vedette, alle motovedette libiche, questi hanno salito l'equipaggio che l'aveva salvati. Toninelli ha detto no, li carichiamo, li portiamo nel nostro porto e li processiamo. Che ruolo giocherà adesso la magistratura? Ecco, no? Non si può dire? Come no che si può dire? Si ecco. Può dire sì. Cioè, è ora di affrontare seriamente. Se uno mi assale, no, con quella patina di buonismo che serve soltanto a farsi propaganda. Se io e te andiamo fuori, c'è pia un momento di cosa, assaliamo qualcuno, ci arresta, no? Se questi che hanno l'impunità possono spacciare, codare, assalire la polizia, tutto possono fare, una parte. Non so tutti così, ma vengono danneggiati quelli seri. Perché ce ne sono una bella parte, ce ne sono dei migrati seri. E chi no, dopo andiamo sempre. Siamo partiti, no, cadiamo sempre lì. L'immigrazione, no, è il tema centrale. No, nel senso, dopo ognuno personalmente, capito? Questo imbecille che ti parla, Giorgio, il suo ha fatto lì 150 euro, mi pare che gli va a finire, perché la dichiarazione, anche se non l'ho riscossi ma devo pagarli, e l'ho dati a Emergency, giusto Giorgio? E se tu sabato mattina vieni in piazza, ci sono delle bancarelle che stanno qui da 40 anni, vedi che rapporto c'ho io con questi signori, no, non c'ho problemi, no? Ma non ce l'abbiamo nessuno. E se la Chiesa, essendo ateo, la Chiesa mi ha insegnato che quello che si fa non bisogna dirlo, se cose, no? Penso che la mia parte, a confronto di quelli con la maglietta in stronzi, quelli che ha intervistato gli ha detto di sì e poi non ce l'ha voluti dentro casa, come quel profugo siriano che ha bussato tutti i conventi di Roma, non gli ha aperto nessuno, sono persone squallide. Capito? Sono squallide. Adesso l'obiettivo non è tanto attaccare Salvini, vero Giorgio? Ci sei arrivato che non è tanto attaccare Salvini? È attaccare i 5 Stelle per far implodere e poi dopo troverete il vero governo del centrodestra, quello vero, vero che dopo vi massacrerà tutti. State giocando una partita molto pericolosa. Io ho parecchi amici di sinistra che questa cosa non la, ormai sto pericolo, attaccare i 5 Stelle, no? Che dovrebbero sfasciare il governo, no? Sai, per farne qualcosa, un altro dovremmo andare a votare domani? Certo, arriveranno tutti i poteri al popolo se votiamo fra un paio di mesi, no? Se non vediamo parti positive che stanno facendo, o permettigliele a farle, ma no attaccate 24 ore su 24 sotto pressione. Vabbè, vi saluto, vi ringrazio. No, ringrazio te e salutiamo e a quello del cancello e a presto, speriamo bene. Ti saluto, grazie Gironè, grazie.